saluto Mario Concorrente, portavoce del Movimento 5 Stelle di Casoria, e il professore Colilla. Il professore vuole dare un contributo a questa posizione. Ma stiamo venutando per lui qua, il professor Colilla è conosciutissimo. Hai visto? Perché già abbiamo indovinato. No. Io vi ringrazio in maniera positiva. Grazie, vi ringrazio l'invito. Devo dare atto all'amico Rosario che mi ha risollevato da qualche mese, da qualche anno, perché vi dico la verità, con questo quindi non voglio ovviamente demoralizzarvi. Ho iniziato questa battaglia che avevo 29 anni, avevo appena avuto la cattedra di appunto di economia e tecnica della situazione dell'università e sento il dovere di far sentire una voce, perché nel 99, se vi ricordate, ci fu quella forte campagna di liberazione della Repubblica a Napoli, da là è scoppiata la cosa, ma il problema già era di anni addietro. Insomma, senti il dovere di far sentire la voce, perché le compagnie diciamo hanno sempre bleffato su questi dati. Infatti il primo punto che volevo dire, circa un punto che è stato tracciato da chi mi ha preceduto, statistiche e dati. C'è una battaglia sui dati e le statistiche che fa paura, non esiste una verità. Cioè l'ISVAP, ora IVAS, dà dei dati, l'ANE li contesta, poi ci dobbiamo mettere a fare, l'ANE ne dà alcuni, il Ministero ne dà altri, l'IVAS ne dà altri ancora, il consumatore ancora un'altra. Cioè ancora oggi io faccio attività di ricerca, studio, scrivo libri, quando ho bisogno di dati non so a quale tanto rivolgermi. Questo è un fatto gravissimo e quindi condivido quel punto là, cosa che invece negli altri paesi europei e del mondo non esiste. Poi l'inasprimento sulle frodi. Sulle frodi staniamo un'altra vecchia scusa delle compagnie, questa leggenda delle frodi, premettendo che le frodi a livello nazionale incidono per il 3%, sui risarcimenti pagati, che è fisiologico, seppur condannabile. Cioè, se andiamo a vedere quasi tanto settore, i supermercati, ci sono il 5% di furti e taccheggi. Se andiamo a vedere quasi tanto settore, troviamo una percentuale che si oscilla attorno a questa percentuale. Ebbene, ovviamente in alcuni territori questa percentuale è più alta, Napoli, Caserta, però non è stato mai detto, io cerco di scrivere, non esce oltre la Campania, oltre il Mezzogiorno, che Milano ha il record di garage e carrozzerie e officine che detengono il triste primato per quanto riguarda il cosiddetto pezzottamento delle autovetture rubate, che Ravenna, la tranquilla Ravenna, ha il record delle false certificazioni mediche per la rachide cervicale, che la provincia italiana, che dove si registra la più alta sinistralità d'Italia, dov'è? Prato, non certo Napoli. Si dice là collegata anche alla mafia cinese, esatto, quindi ai falsi. Genova ha il triste primato anche per frodi assicurative. Insomma, noi ci siamo, ma insieme a tutti quanti gli altri. Per cui la questione dei frodi è una questione falsa, tant'è che ad oggi a costo zero abbiamo proposto con le forze di polizia, con i consumatori, da anni alcuni correttivi a costo zero, appunto gratuiti, quale? L'anagrafe dei testimoni per smascherare i falsi testimoni, abbiamo proposto un call center gratuito per verificare agli agenti di polizia al momento se il contrassegno era valido oppure no. Per ultimo, ma ne potrete tante, fare un controllo della banca dati, incrociare le banche dati, attualmente la banca dati non si capisce ancora perché non è aggiornata, presenta dati vecchi, non è utilizzabile. Dicevo, addirittura per ultimo, il Maurizio Vallone, che è il capo della DIA, della Direzione di Investigazione Antimafia in Campania, con cui ho scritto questo libro del 2000, Truffa, il nome della legge, proprio per indicare la truffa che facevano le compagnie nei nostri confronti, per ultimo ha chiesto alle istituzioni, colleghiamo tutte le videocamere che sono presenti a Napoli e provincia e iniziamo a smascherare quelle che circolano per le quali non sono assicurate. Questo non è un problema, perché in molte tante non è stato fatto nulla. Facciamo il consorzio sulle assicurazioni e mettiamo in questa compagnia chi fa più di 4 sinistri, in maniera tale che facciamo pagare di più a chi è imbranato in prodiga e zero meno a chi invece non ne fa, niente, non è stato fatto. Insomma, vi dico, una serie di iniziative che culminarono, quelle che è stato accennato da Rosario, nella famosa eliminazione del parametro residenza. Riuscimmo in questa impresa storica attraverso un parere di un avvocato, che è mio cugino di Bruxelles,
altrimenti non si sarebbe buttato un'occhiata a testa, è gratuito, portarmi in Parlamento questo, cioè, questa relazione esiste, quindi la possibilità di eliminare il pedaggio residenza non è un obbligo, non c'è scritto nessuna parte, infatti non esiste nessuna parte del mondo. Passò la legge, votata da tutti, a proposito di partiti, mi scuso, la Lega Nord, perché all'epoca ne fece un patto territoriale, no, noi vi paghiamo di meno, voi meridionali di più, poi capirono anche loro dopo che la questione riguardava Como, Milano, Genova, l'ho detto prima, Prato, insomma, e quindi però la legge passò, con nostra grande meraviglia, fu sterilizzata nel giro di qualche settimana, una notte poco prima di Natale, con un nuovo provvedimento, e fu eliminata di colpo in blanco, in bianco, di punto in bianco, salvo entrare in vigore per pochi giorni, prima il 12 gennaio di 4-5 anni fa, e le compagnie avrebbero dovuto per pochi giorni, per poche ore, ricalcolare tutte le tariffe a livello nazionale. Bene fecero, chiudere le agenzie d'Italia, nessuno penso che lo ricorderà questa cosa. 2002. Esatto, allora ricordate, mi fa piacere, per evitare che si potesse entrare in questa che avrebbe creato un danno economico enorme per le compagnie. Insomma, il Parlamento europeo, per quanto riguarda i partiti, ecco, questi, dicevo all'inizio e poi concludo, sono sfiduciato, credetemi, ho avuto fortuna o sfortuna di parlare con tutti i gruppi politici, con tutti i ministri al momento di colore destra, sinistra, centro, eccetera, al momento dicevano sì, poi alla fine cambiavano completamente, e quando andavano in aula facevano il contrario. Quando qualche deputato, quel senatore che prometteva in campagna elettorale, ma no, della mia battaglia, del caro assicurazioni, quando si trattava di andare in aula e votare questi provvedimenti, andavo a vedere sui resoconti stenografici del Parlamento, o era assente, che mi hanno detto, che non voleva, ma che è successo? Senatore dice, no, le voci alzate, ma lei si è domandato il perché? Come no? Perché l'ho detto prima, c'è una lobby fortissima. Ah, bravo, 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 le lobby, bravo, è un settore bravo, che drena, sono le lobby delle banche, non scalate, le scalate con le banche, alle grandi finanze, la cassa delle assicurazioni, cioè tutto quello che viene raccolto in premi assicurativi rappresentano la liquidità che fanno una massa equivalente a una manovra finanziaria dello Stato. Quindi pensate, non a caso è stato detto, la maggioranza di parlamentari ha incarichi con compagnie, parenti nei consigli di amministrazione, cioè dove si attinge maggiormente è nel settore assicurativo. Quindi nessuno si metterà mai contro e si mette contro, o chi lo fa è in buona fede, viene completamente, cioè vota solo lui praticamente, che poi il suo capogruppo, il suo referente in commissione lo tacciano, così come sono stato tacciato io quando sono stato udito nelle commissioni. Allora quando portai l'esempio di alcune altre della campagna, quindi non solo la polizia municipale, che non hanno potuto far girare per settimane le ambulanze, o se sono uscite lo hanno fatto senza assicurazione, perché facevano le gare e non si presentava nessuno, dopo tante gare si presentavano solo compagnie e sparava 10 volte il premio che gli chiedeva rispetto al mercato corrente, e per cui ancora ora le amministrazioni locali partecipate, e sui giornali, a BNM, per parlare di qualcuno, sono costrette anche a intervenuta proprio con altre compagnie, sono costrette a praticamente a subire queste, quindi questo caro prezzi non è solamente il privato, ma si riflette e si abbatte anche sull'amministrazione pubblica, che a nostra volta paghiamo, perché i rincari che abbiamo avuto anche sui mezzi pubblici, in Pullman, è dovuto anche alla questione del caro vecchiato. Quindi insomma questa situazione è diventata esplosiva. Un altro argomento veloce, il risarcimento a forfè, il risarcimento diretto, le compagnie che hanno chiesto e hanno ottenuto, se facciamo il risarcimento diretto riusciremo a risparmiare. Beh, abbiamo avuto il risarcimento diretto, non sono cambiate le tariffe, anzi sono aumentate. Insomma, qualsiasi cosa è stata loro chiesta come pretesto, bravo, è stata utilizzata per fare maggiore profitto e non abbassare, bravo, le tariffe. Bello. A questo punto praticamente non ci resta veramente la soluzione Europa, perché esiste una Corte di Giustizia, un Parlamento europeo, che anche là, perché là ci sono le lobby, non ci facciamo illusioni, però quando poi a un certo punto, negli ultimi anni, tutto questo andava sotto torre, sotto traccia,
si taceva sulle multe che l'antitrust combinava, si taceva, non si sapeva che fine facevano poi questi soldi e se sono stati pagati questi soldi, la maggior parte non sono stati neanche pagati. Oggi la situazione è cambiata, l'opinione pubblica è molto attenta, i media non possono più tacere, l'ISVAP che per anni ha finto di controllare si è svegliata, anche se minimamente, ma si è svegliata, la stessa IVAS, ricordiamola, nata con una legge distorta, cioè in quanto l'IVAP, il bilancio viene formato dai soldi delle compagnie di assicurazione. Quindi sentire parlare di tale, di un'autorità di vigilanza che è pagata dal controllato, francamente non a caso i vertici dell'IVAP erano sempre, ricordatevi, no, non li faccio io, i presidenti del Zoli, in Assicale Generale, cioè di grandi compagnie che per ultimo, per fine in bellezza la carriera, andavano all'autorità di vigilanza. Come la banca d'Italia. Sì, così come è successo che i segretari collaboratori sui siti dei ministri preposti al settore di controllo, poi venivano assunti e avevano gli incarichi che li hanno ancora all'ANIA, alla Fondazione ANIA e così via. Insomma, questo è per dirvi come, e nessuno ha scritto niente, sui giornali non è uscito niente su queste cose qua. Una cosa che noi denunciavamo con loro, eccetera, non è uscito niente. Quindi, per concludere, poi se vedo mani alzate, ma non voglio rubare più tempo, grazie a Rosario che dicevo perché mi voleva all'inizio, mi ha risvegliato, perché io francamente da qualche anno a questa parte, mo basta, nel senso che non voglio più andare a convegni, non voglio fare più niente, non voglio, perché mi sono sentito demoralizzato, umiliato, mortificato, e invece grazie a questa iniziativa, diciamo, mi sono risvegliato e ho detto non l'avranno vinta, insisterò con loro fino alla fine, fin quando riusciremo a strappare un piccolo successo. Non possiamo fare un dibattito tutta la sala con lei. Lei ci dica quanti minuti vuole intervenire dopo una domanda breve. Il fatto delle banche dati che non sono aggiornate o sono addirittura in contrasto da loro può configurare il reato di emissione, omissione in atto di ufficio o false comunicazioni in atto pubblico o turbativa del settore commerciale? Meglio mettere pure l'indicazione alla prostituzione, cioè, no, per dire che poi alla fine nessun magistrato e nessun soggetto istituzionale porta avanti una cosa del genere, oppure se qualcuno lo fa, la fanno marcire nei cassetti per 10 anni, la fanno in prescrizione, insomma, in Italia siamo i re delle prescrizioni per quando erano tutti gli anni. Allora, sì, ringraziando il suo collega che mi ha dato